Giovanna, il quartiere di Centinarola è tornato ad animarsi, è tornato a rivivere con la festa della trippa e dei fagioli, una festa iniziata nonostante la pioggia alla grande. Sì, avevamo un po' di paura perché aveva messo veramente il tempo brutto, invece con un pochettino di ritardo siamo partiti con la festa e questa è una prima serata, il giovedì, dedicato esclusivamente ai giovani. Infatti dalle 5:30 circa sono iniziati ad arrivare i bambini con le loro famiglie per partecipare a giochi e attività completamente gratuiti che ci sono questo pomeriggio. Per poi stasera, dalle 22 in poi, ci sarà il DJ che presenterà insomma un po' di musica anche per i giovani. Da domani come si proseguirà? Da domani si torna diciamo un po' alla tradizione, quindi la classica festa con momenti di ballo, momenti di intrattenimento, sempre momenti di gioco e in più ci saranno delle novità per quanto riguarda lo sport. Infatti avremo sabato pomeriggio l'incontro di pugilato proprio nell'area festa, quindi monteremo un ring e ci saranno 10 incontri di pugilato. Domenica mattina invece ci sarà il tour delle colline, le associazioni ciclistiche parteciperanno a questo momento e praticamente alle 9 della mattina partiranno per una passeggiata tra le colline fanesi. Poi ci saranno le orchestre tutte le sere con musica dal vivo il sabato e la domenica. Ci sarà Funny Dance che venerdì sera presenterà dei balli e di intrattenimento musicale. Quali sono le associazioni presenti? In tutte queste 4 giornate di festa ci sono tantissime associazioni presenti. Oggi ci sono associazioni che hanno partecipato molto attivamente. Quindi c'è la Pandolfaccia, poi ci sarà Spazio Arte, poi c'è Enrico La Cavalletta, poi c'è l'associazione Schingen, poi c'è Vivamente, c'è il Bruco e la Farfalla, soltanto questa sera. Invece poi nei giorni prossimi ci sarà Croce Rossa, ci saranno anche i ragazzi del Basking Fano che saranno presenti con noi e quindi tantissime realtà e tantissime associazioni che partecipano sempre molto volentieri. E domenica ci sarà anche un appuntamento speciale, di che cosa si tratta? Sì, è un appuntamento che abbiamo voluto proprio noi consiglieri dell'associazione con l'aiuto proprio anche dell'associazione La Via della Seta, che è un'associazione di Lucrezia che ci ha dato un input per fare questa iniziativa e si chiamerà Centinarola nel cuore e faremo delle piccole interviste a dei personaggi importanti del quartiere e quindi è un momento diciamo un po' intimo proprio per noi centinarolesi. Importante anche che saranno presenti in tutte le serate il club Vespa Club Fano che ha proprio sede qui a Centinarola. Ma non dimentichiamo che la caratteristica di questa festa sono la trippa e i fagioli. Quanti chili ne sono stati preparati? Abbiamo acquistato 200 chili di trippa, un pochettino di più rispetto a quelli dell'anno scorso, sperando insomma nella buona riuscita della festa e quindi che la gente apprezzi sempre questo menù tipico delle nostre tradizioni e con una ricetta speciale del nostro cuoco Maurizio. Un'ultima cosa, il bello di questa festa, la caratteristica è che ci sono tanti giovani. Sì, infatti se capita di venire in queste giornate, tutte le persone che hanno le magliette gialle, sono tutte, anche i bambini, sono tutte persone che si mettono in gioco, sia da adulti che da bambini, e aiutano nella realizzazione di questa festa. E quindi è una grande cosa, è una grande iniziativa proprio a livello anche sociale.